Perché è fondamentale lo scavo dei rii a Venezia? Da decenni non si eseguiva e l'obiettivo, le finalità di questa azione sono di doppia natura, una igienico-sanitaria e l'altra che riguarda la circolazione. Quella igienico-sanitaria è motivata dal fatto che annualmente si sedimentano un paio di centimetri nel fondo dei canali e è un sedimento di tipo antropico e quindi dal punto di vista igienico-sanitario è bene rimuoverlo. L'altra ragione con cui mi riferivo invece è quella riguardante la circolazione e la mobilità. Infatti la priorità dei canali da scavare è stata stabilita in concerto con altre istituzioni importanti, altri enti che sul luogo si muovono. Mi riferisco al SUEM, quindi alle ambulanze, a Veritas per la rimozione dei rifiuti, al centro Maree, ai vigili del fuoco che anche loro hanno un'azione importante in emergenza lungo i canali. Oggi lo scavo dei rii avviene in umido, non più come una volta a secco. Lo scavare in umido rispetto allo scavare a secco permette anche per ragioni economiche un'azione estremamente più grande perché ha delle economie di lavoro. Dal punto di vista tecnico diciamo, viene eseguita al centro canale, si rispetta circa un metro dalle sponde o dai palazzi e non si scava in prossimità di questi e si prosegue a scavare invece al centro canale, rimuovendo all'incirca un metro di sedime. Tenete presente in questo canale in cui stiamo lavorando ora, l'ordine di misura dei metri cubi rimossi è circa 800 metri cubi che vengono asportati attraverso queste barche e poi conferiti alla discarica. Questa in realtà è una seconda tranche molto importante, ce n'è stata una un paio di anni fa che ha riguardato circa 8-9 rii di un milione di euro, questa invece fondi che vengono dal patto per lo sviluppo della città sono 3 milioni e mezzo di intervento e prendono 21 rii della città, quindi un'operazione estremamente estesa che, come dicevo prima, da molti anni non si effettuava e è fondamentale per la vita della città. Contestualmente all'azione di scavo dei rii si procede anche a delle operazioni di manutenzione urbana sulle rive, sulle sponde, sulle balaustre, quindi dove ci sono muretti in pietra, balaustre in ferro, masegni, rive, si passa alla pulizia in modo di avere un canale che poi passato all'operazione di scavo rii, nella sua completezza viene manutentato completamente.